Bella a tutti ragazzi da Carmi Special, eccoci con il nuovo episodio delle migliori 5 stranezze o particolarità della Serie A riguardo l'ultima giornata, dove mi è venuto un po' complicato trovarle perché diciamo che non ho potuto seguire tutte le partite in maniera dettagliata, quindi qualcosa magari mi sarà sfuggito. Ho scelto le cose che mi hanno colpito di più e a tal proposito seguite tutto il video perché alla fine vi dirò come rendere questa serie più iterativa, diciamo, e rendervi maggiormente partecipi. Partiamo dalla quinta posizione, dove ho inserito gli 0-0. Infatti in questa giornata ci sono stati due match che si sono conclusi a reti inviolate, ma il risultato era assolutamente bugiardissimo. Infatti in Genoa-Napoli vi sono state tantissime occasioni, oltre alla traversa di Hamsik e vari rigori richiesti, ma anche le parate clamorose di Reina anche nel finale, tantissime occasioni che potevano sbloccare il risultato. Stessa cosa in Pescara-Torino, dove ci sono stati tantissimi legni colpiti da una parte e dall'altra, addirittura il Torino in 9 stava riuscendo a segnare. Anche il Pescara in un doppia superiorità numerica non riesce a trovare il gol, anche a porta a volte spalancata. Al quarto posto invece ho messo la sindrome Dzeko. Infatti in questa giornata vi sono stati tanti giocatori che, come Dzeko la scorsa stagione, stanno un po' si guarito, diciamo, hanno sprecato tantissime occasioni a porta praticamente vuota. Mi viene in mente appunto Niang o Immobile in Milan-Lazio, anche D'Alessandro, anche in Pescara-Torino, come detto poco fa, ci sono state tante occasioni a porta praticamente quasi vuota o vuota. Al terzo posto invece ho inserito Mario Lemina, perché ha segnato, diciamo, tra virgolette, segnato il gol del 4-0 di Juventus-Cagliari, ma non è il vero autore del gol. Dopo essersi insaccata la palla in rete, il giocatore ha insultato appunto come avesse inserito lui il gol. In effetti ha propiziato, diciamo, il gol, ma l'ultimo tocco, quello decisivo, è stato del difensore del Cagliari. Al secondo posto invece ho voluto premiare, diciamo, un gol di rara bellezza, ovvero Verdi. Con il suo gol alla Sampdoria mi ha lasciato davvero stupito, ha segnato un gol al volo di destro insaccando all'incrocio, un gol di rara bellezza, e io l'ho voluto premiare con il secondo posto. Stesso ragionamento ma ancora più profondo per il primo posto, dove ho inserito l'immenso Totti. Ragazzi, ha 40 anni, insegna ancora calcio, ma soprattutto riesce a essere ancora decisivo. È vero che era una partita semplice contro il Crotone, però diciamo che ha fatto veramente bene sia dal punto di vista atletico, perché ha giocato comunque tutta la partita, sia dal punto di vista della qualità. Infatti quello che mi ha colpito di più, non essendo anche romanista, ma mi ha emozionato il fatto che riesce a dare entusiasmo sia ai propri compagni sia ai propri tifosi. E questo per me è il bello del calcio. Spero che questo episodio vi sia piaciuto come lo scorso, vi lo lascio qui da qualche parte il primo episodio. Importante ragazzi, potete nei commenti dirmi se magari avete notato qualche altra cosa o volevate mettere qualche altra posizione in maniera diversa. Ditemi più che altro cosa ne pensate anche di questa serie, e soprattutto tramite magari la pagina Facebook potete, durante la Serie A, durante le partite di Serie A, segnalarmi magari qualche particolarità o stranezza che magari a me sfugge, in modo tale da rendere la cosa un po' iterativa, appunto rendervi partecipi. Da Carmi Special è tutto, lasciate un like se vi è piaciuto, un commento con la vostra opinione, e se non siete iscritti iscrivetevi. Alla prossima, ciao!